siamo qua in piazza insieme a Bergamo Arcigay Bergamo, Bergamo Cives, Bergamo contro l'omofobia, il Pacipaciana e altre realtà della Lombardia per contrastare questo fenomeno delle sentinelle. È importante per noi dare visibilità alle persone LGBT e soprattutto difendere quelli che sono i loro diritti. Si vuole difendere contro la violenza di genere le persone, le donne sostanzialmente. E la matrice omofoba è la stessa matrice misogina che colpisce le donne, perché è la matrice del machismo. Noi si vuole fare in questa giornata una contestazione anche delle sentinelle in piedi, che sono un gruppo di una cultura marginale che nega i diritti e propone come risposta alla richiesta di protezione delle persone che ne hanno bisogno il silenzio. È il silenzio dove avvengono le violenze, è il silenzio dove vengono gli insulti, è spacciare per libertà di parola quella che è la negazione dei diritti fondamentali. Ciao, sono Giulia, Giulia Lorenzi e faccio parte della nuova associazione che sta nascendo adesso a Brescia, Donne di Cuore. Siamo qua insieme al comitato Rompiamo il Silenzio perché oggi è l'8 marzo e come donna e come donna lesbica rivendico il diritto di autodeterminazione per tutte le donne. In modo particolare rivendico il diritto di smettere con queste forme di silenzio che sono omertose e nascondono una profonda omofobia. Tanti e molto molto giovani, sono quasi tutti studenti delle superiori, quindi questo vuol dire che davvero si sta creando forse un movimento ed è da lì che bisogna partire, dalle scuole, è il punto di partenza perché poi dalle scuole si esce e si diventa adulti in una società. Penso che l'antifascismo sia il filo che tiene unito qualsiasi tipo di discriminazione, perché non ci si può dichiarare contro l'omofobia e non essere anche antifascisti e viceversa. C'è un'unica direzione verso quella a combattere, che è contro le discriminazioni di qualsiasi genere.